Bella a tutti signori e bentornati in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con Undertale, signori, con la nostra cinesina e con i strani enigmi di Science, Sans e Papyrus, come cazzo lo si chiamano, non me lo ricordo. Comunque signori, prima di partire col video e andare avanti in questa avventura, io vi abbasso intanto l'audio perché mi stanno scoppiando le orecchie a me. Vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e il supporto che date a questa serie. Anche fatemi sapere se volete, se la vogliamo continuare oppure la potremmo portare in live sull'altra piattaforma e concluderla. Fatemi sapere voi nei commenti. Detto questo signori, prima di partire col video, niente, non ho altro da aggiungere. Ricordo di seguirmi sia su Instagram che sull'altra piattaforma, quella viola, quella delle stream. E detto questo, niente, non perdiamo altro tempo e partiamo signori. Ok, allora, prima di tutto qui c'è una lettera. Che c'è, sta scritto qua? Un biglietto di Papyrus. Umano, gusto di questi spaghetti. Non puoi sapere che questi spaghetti sono una trappola progettata per ammalarti. Sarai così occupato a mangiarli da non accorgerti che stai andando avanti. Nuovamente giocando per bene dal grande Nuovamente giocato per bene dal grande Papyrus. Papyrus, ma mi ha scritto che sono avvelenati. Ma perché li dovrei mangiare? Non li mangio, vediamo che c'è. È un microonde staccato. Tutti i settaggi dicono spaghetti. Allora, scusate, io. Ma è un piatto di spaghetti congelati. Addirittura sono così freddi che sono incollati al tavolo. Ma te li puoi mangiare tu, zio. Vediamo un attimino qui il topo se questa volta parla. C'ho niente da dare al topo. Non avevo un formaggio. Oggetti. Pezzo di pupazzo, torta, mostro caramella, gioiato. Cos'è il gioiato? Quando l'abbiamo preso? Non mi ricordo. Va bene, lasciamo perdere. Continuiamo a camminare, signori. Non li voglio gli spaghetti. Che dice qua? Attenzione, matrimonio canino. Matrimonio canino? Che cazzarola vuol dire matrimonio canino? Oh, cazzarola, che è sta cosa? No, ma porca miseria. No, scappa, zio. Quindi c'è, cosa stiamo facendo? Jerry dice a tutti che deve andare al bagno. Jerry dice a tutti che deve andare al bagno. Jerry trascura. Tu e gli altri mostri mollate Jerry quando si gira. Hai vinto, guadagni 17 punti. Va bene. Ma che cos'è questa cosa, signori? Una X. Abbiamo trovato una X. E non so che cazzarola sono le altre cose. Vai di tutte queste palline di Natale. Ma che paranoia. Abbiamo trovato una X. Ok. Mi sembra qualcosa di interessante. Abbiamo trovato una X, ma non so a che cazzarola serve la X. Sembra come una sorta di labirinto sto coso. Ma non capisco a cosa serve. Di qua c'è un'altra entrata. Ah no, aspettate, forse sono le pietre di sopra. Sì, vedete. È il livello in cui siamo adesso. Queste sono le due pietre di qua sopra, quindi qua ci deve essere qualcosa. C'è un interruttore nascosto nella neve. Click. Sapevo io. Questo gioco è intrigante. Allora, si sono abbassate qua le levette, perfetto. Ponticello, qui c'è qualcosa? No. Non c'è giustamente nessuna X, quindi. Che cos'è questa cosa? Chi sono costoro? Cos'è quell'odore? Dov'è quell'odore? Se sei un odore, che cazzo è? Ma che stanno a fare? Che fanno? Ballano. Ecco lo strano odore. Mi fa venire voglia di eliminare. Eliminare te. Ma no! Ma chi sono? I cani ti assaltano. Allora, mi fanno leggermente paura, signori. E proviamo a. Coccola! I cani sospettano il tuo odore. Giù le zampe. Un mono puzzone. No. Ma mi ammazzano comunque. Ti tagli in due. Lo vedremo se mi tagli in due. No, mi ha fregato di pochissimo. Taglielo in testa, dai in fronte, diretto, dai così. 160. Oh, è questa. Sì, ma abbiamo 17 di vita, siamo praticamente morti, signori. Siamo praticamente morti. Che cazzarola sono queste cose? Voglio un punto di salvataggio, porca miseria. Rendi
ogni x 1 0 e poi premi l'interruttore. Cosa? Rendi ogni x 1 0 e poi premi l'interruttore. No, papà, e cosa? Come hai dato la mia trappola? E cosa più importante? Ne sono rimasti per me gli spaghetti. Cosa ti dice papà? Mangiati. Davvero? Wow! A nessuno prima d'ora è piaciuta la mia cucina. Bene, allora tranquillo umano, io, il capo cuoco Papyrus, preparerò tutta la pasta che mai potresti volere. Che simpatico! Sperando che non sia tutta avvelenata come al solito. Fatemi capire, questo è l'interruttore? Sì. Devo rendere 0, ma ho reso un triangolo. Come cazzo era? Ok, calma. Ho capito il senso. Capito il senso, ma non funziona. Rendi... Ah, così resetto tutto, ok. Signori, ci lavoro un attimo e cerco di capire. Ok, signori, ce l'abbiamo fatta. 0-0. Valido? Ok, passiamo avanti. Andiamo. Oh, Papyrus! Mio fratello sta collezionando calzini di recente. Che tristezza, ma vero? A volte mi chiedo come farebbe senza un tipo in gamba come me ad averne cura. Non mi fa niente, Papyrus. Ok. Dove sta andando? Umano, aia. Come dire? Ci hai messo molto ad arrivare, quindi ho deciso di migliorare questo puzzle, risistemando la neve per darle la forma del mio viso. Che simpatico. Purtroppo la neve si è bloccata sul terreno. Ora la soluzione è diversa. E come sempre, il mio pigro fratello non si vede. Suppongo ciò che sto dicendo sia... Tranquillo, umano, io, il grande Papyrus, risolverò questa magagna. Allora, potremmo proseguire entrambi. Intanto, sentiti libero di provare tu il puzzle. Tenterò di non rivelarti la risposta. Rendi ogni x 1 0, premi l'interruttore, ok. Rendi ogni x 1 0. Signori, ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta. Dopo tanti tentativi sono riuscito a farlo. L'hai risolto? Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho. Sembro scemo, ma ci siamo riusciti. E ce l'hai fatta senza il mio aiuto. Yes, incredibile, sono stupito, grande. Beh, sono certo che allora amerai il prossimo... Oh mio Dio, forse è addirittura troppo facile. Yeah. Mi fa paura questa cosa, questa cosa mi fa paura. Facciamo la sua stessa strada, così vediamo di... Oh, Sans. Ciao. Bel lavoro a risolvere quello così presto, grazie. Non hai neanche avuto bisogno del mio aiuto. No, perché è grandioso. Perché adoro non... No, perché adoro non fare proprio niente. Ma è un simpaticone questo, Sans è un simpaticone. Ok. Ehi, è l'umano. Adorare questo puzzle. È stato creato dalla grande dottoressa Alphys. Vedi queste piastrelle? Una volta attivato questo interruttore, iniziano a cambiare colore. Ogni colore ha una funzione diversa. Le piastrelle rosse sono impassabili, non ci si può camminare sopra. Le piastrelle gialle sono elettriche, ti daranno una scossa. Le piastrelle verdi sono ad allarme, se si calpesta tocca combattere un mostro. Le piastrelle arancioni sono all'arancia, faranno profumare deliziosamente. Le piastrelle blu sono acquatiche, nuotaci se vuoi, ma se odori di arancia i piragna ti morderanno. Inoltre, se una piastrella blu è accanto a una piastrella gialla, anche l'acqua ti darà la scossa. Le piastrelle rosa sono scivolose, scivolate sulle piastrelle accanto. Tuttavia, il sapone scivoloso profuma di limoni, che non piacciono ai piragna, madonna mia. Viola e blu vanno bene. Ultime, le piastrelle rosa, non fanno niente. Calpestale quando vuoi. Com'è andata? Capito? Capito la spiegazione? Sì, ho dimenticato già tutto, grandioso. Poi c'è un'ultima cosa. Questa puzzle è del tutto casuale. Quando attivo l'interruttore crea un puzzle. Mai visto prima. Neanche io saprò la soluzione. Preparati. Io non ricordo assolutamente niente di cosa ha detto. Ma se passa ora, no? Bello così. Posso muovermi? Rosa, abbiamo detto che posso passare.
Fantastico, fantastico. Quindi spaghetti di prima non erano troppo male per mio fratello. Da quando ha iniziato le lezioni di cucina è migliorato molto. Se continua così, il prossimo anno farà qualcosa di commestibile. Signori, ho passato il... Spettacolo. Oh, un punto di salvataggio. Salviamo. Questa nena sembra sempre provare a ricostruire qualcosa di utile. Questo semplice fatto ti riempie di determinazione. Salva, signori. Grande così, grande così. Allora, ho avuto paura di quel puzzle, ma ci è andato abbastanza bene. Signori, detto questo, vi ringrazio di aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per andare avanti con questa avventura. Fatemelo sapere se volete nei commenti e per i prossimi contenuti. Bella raga, ciao.